e fedeltà verso Dio, Teresa Ghibelli. Quest'anno si celebra il centenario della sua nascita e per questo vogliamo ricordarla in un modo speciale, facendo conoscere a più persone possibili la sua storia. Il 10 gennaio 2016 è stato riconosciuto venerabile dal vescovo Maurizio nel Duomo di Vigevano. Passiamo ora la linea alla nostra inviata Maria Elias. Per motivi di distanza non siamo potuti andare a Bellagio davanti alla casa dove nacque Teresa Ghibelli. Grazie però alle diapositive create da Maria per noi, possiamo comunque vedere com'è. A te Maria. Grazie Arianna per la linea. Ecco la casa dove nacque Teresa Ghibelli il 7 gennaio 1916 e dove il padre, Domenico, aveva dovuto trasferirsi per problemi di lavoro. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale era partito per il fronte e al suo ritorno ha riportato la famiglia Zeme, il suo paese d'origine. A te la linea. Grazie Maria, ora ci spostiamo a Mortara con la nostra inviata Leda per saperne di più. Buonasera, questa è una vecchia foto della Ciccone numero 10 ed è la casa dove ha vissuto Teresa Ghibelli. Possiamo vedere la porticina che portava alla vecchia bottega del padre di ferramenta, i soldi che guadagnava e a tutto ciò che avevano. Ora ripassiamo alla linea di studio. Grazie Leda, a Mortara Teresa passa molti anni della sua vita. Un luogo che frequentava spesso era il laboratorio. Passiamo ora la linea alla nostra inviata Lia. Ecco l'oratorio di Mortara, vicino alla chiesa di San Lorenzo. Qui, quando Teresa era ancora un ragazzo, si incontrava con i suoi amici per giocare a calcio. Proviamo ora a fare un piccolo sondaggio per vedere se qualcuno conosce Teresa. Scusami, potresti fermarti? Sì, certo. Ok, come ti chiami? Buongiorno, io mi chiamo Valerie. Ok, Valerie. Ti vorremmo fare qualche domanda a proposito di Teresa Ghibelli. A quella abbiamo dedicato lo speciale TG1 Tramello, scuola Tramello di stasera. Certo, chiedetemi pure. Per prima cosa volevo farti una domanda molto semplice. Sai che ricorrenza è stata il 7 gennaio 2016? Sì, il 7 gennaio 2016 è stato il centenario della nascita di Teresa Ghibelli e qui a Mortara è stata allestita una mostra in suo onore, proprio nella scuola che lui ha frequentato. E sapete, dopo la sua morte l'hanno intitolata in suo onore. Ok. Dagli 11 anni Teresio qui trascorreva gran parte del suo tempo. Era sempre alla testa dei giochi. Non aveva mai atteggiamenti di saputello e di superbia. Non si arrabbiava mai. E pensate un po', aiutava i ragazzi in difficoltà. A volte li metteva a casa sua, dove la mamma se non era qui e glielo sfidava. Lui rispondeva predicando rettitudine, lealtà e carità. Abbiamo qui con noi un amico ed ex compagno di Teresa Ghibelli che ci vuole raccontare un fatto avvenuto al ginnasio. Sono onorato di intervenire nel vostro TG Scuola Tramello. Ecco, eravamo al ginnasio e io gli chiesi di passarmi il compito di latino. Appena allungò il foglio, il professore batté un pugno sulla cattedra. Sette in condotto, Ghibelli. Mi ricordo. Vero? Sì. Rischiamo la bocciatura. Teresa ci teneva a non perdere l'anno, ma ha continuato ad aiutarci, un po' di più dopo la scuola. Grazie anche a lei. Intervistiamo ora un reduce della campagna di Ustia. Cosa ricordi di Teresa Ghibelli? Era un ufficiale, ma rimaneva sempre con noi soldati. Ci leggeva il Vangelo e ci dava la speranza di tornare. Quando qualcuno era ferito, lo soccorreva. Andava a cercare i dispersi. Ma dove la trovava la forza, secondo lei? Non ho dubbi, sulle sue labbra c'era sempre Cristo. A volte diceva che senza l'Eucaristia si sentiva disseccato. Dopo questo incontro anch'io ho ritrovato la via della fede. Proprio una bella testimonianza. La parola Leda. Quando è ritornato dalla guerra, Teresa Ghibelli si è unito alla Resistenza Cattolica e con un nome falso firmava Ghibelli, che era un giornale clandestino col quale voleva, insieme ad altri, liberare l'Italia dalla violenza e dall'odio di quegli anni. Mi ricordo che quelli che dovevano consegnare il giornale lo nascondevano anche dentro il tubo della bicicletta e chi lo riceveva non poteva dirlo apertamente. Teresa è stato tradito e catturato a Milano per il giornale clandestino. L'hanno portato così in un campo di concentramento. Per essere fucilato, ma è stato risparmiato. Gli altri prigionieri li volevano
che hanno fatto scappare più volte dal campo. Qualche tempo prima di morire, in Germania, è riuscito a improvvisare un addio e ha scritto il suo testamento su un piccolo foglio che ha nascosto e ha consegnato ad un amico di prigionia. Mi ha commosso quando nel testamento si è rivolto alla mamma, dicendo che sapeva che mancava poco alla fine, quando aveva augurato a suo fratello di sposarsi e di fare figli. Mentre era nel campo di concentramento, un soldato stava picchiando a sangue il giovane ucraino e Teresio provò ad aiutarlo proteggendolo col suo corpo. Ma il soldato gli diede un calcio allo stomaco che lo portò alla morte dopo 20 giorni di agonia, il 17 gennaio 1945. Passiamo ora ai titoli dei giornali in edicola questi giorni. Molti sono giornali che in questa settimana hanno parlato di Teresio Livelli. Sull'Araldo possiamo leggere Olivelli, difensore dei deboli. Sabato scorso al Teatro Moderno la presentazione del libro di Renzo e Domenico Agasso. Sull'Informatore abbiamo invece l'iniziativa che ha coinvolto gli alunni del comprensivo di Gambolò e Tromello. È stata infatti allestita una mostra nelle scuole di Gambolò e Tromello. In queste settimane in diverse scuole si stanno facendo dei progetti e delle attività su Teresio Livelli. Nel Zoro, il 10 gennaio 2016, è stata celebrata una cerimonia per rendere venerabile Teresio Livelli. Fu pubblicata anche la biografia di Teresio Livelli, che è questa qui, e la Via Crucis con Teresio Livelli. Vi facciamo vedere anche la copia del famoso giornale Il Ribelle. Sono stati pubblicati diversi libri su Teresio Livelli che potete trovare in libreria, come L'amore che tutto vince e Il difensore dei deboli. Passate in libreria e conoscete anche voi Teresio Livelli.